oggi torniamo con un format che non portiamo da un bel po' sul canale. Sì, è vero, infatti ci manca e manca anche a voi, ovvero scherzi tra fratelli. Però, dato che siamo nel periodo natalizio, questi scherzi... In tema natalizio, quindi abbiamo raccolto un pochino delle idee di scherzi appunto natalizi che avevamo già fatto in passato, da fare tra fratelli, quindi possiamo darvi anche in questo modo dei consigli. Un input. Ma ora ragazzi non vi resta che prendere due popcorn e... Buona visione! Ragazzi, un regalo per Tina, anzi uno scherzo per Tina, perché oggi le ho preparato un regalo, ma non è un regalo come tutti gli altri, infatti è un regalo matriosca. Cosa significa? Che dentro questo regalo c'è un pacco, un altro pacco, un altro pacco, un altro pacco, fin quando non ci sarà niente. Adesso ragazzi glielo portiamo e vediamo la sua reazione. Ciao Tina! Ciao! Cosa stai facendo? Sto studiando, no? Vuoi che ti alzo un po' sul morale? Come? Ho per te una sorpresa. Come una sorpresa? Vuoi che te la faccio vedere? Per me? Sì! Guarda. Sì. Un regalo! Ma la metto sotto l'albero! No, lo devi aprire subito. Perché è un tuo regalo. Sì? Che ti dovrei mettere a Natale. Aprilo. E perché devo aprirlo adesso? Perché te lo dovrei mettere. Ah, devo mettere a Natale. Oh mamma, non aspetta! Cioè, da te proprio! Grazie! Già prima di guardare che cos'è. Per me ti piacerà. Vado? Sì. No, mamma, ti giuro, sono emozionata! Per me ti piace, attivo. Speriamo. Ah, giusto. Sì. Comunque c'è un bel pacco, eh! Questo è alto, però non so da come te. Sì, ma non fare quello, È ancora un pochino più piccolo. Un pochino più piccolo. Però comunque... Va bene. Potevi metterla in una scatola più piccola? Eh no, Tina, per l'effetto sorpresa. Sì, davvero è una cosa bella. Dai, se ne vale la pena. Dai, qua penso che sia l'ultimo. Ecco. Sì, vabbè, ma... Ma dai! Ce n'è uno ancora più piccolo! Ehi. Ma è uno scherzo? No, poi ce l'ho veramente, regalo. Anche perché più piccola di questa c'è. Ma c'è. Ah no, pure è bianca, aspetta. Forse è la. Guarda cosa c'è dentro. No. Ti voglio bene. Ma dai. Vai, va. Ecco tutte le cose. Allora ragazzi, sono qui per fare un bello scherzetto a Pippo, che appunto avete letto si chiama biscotti di Natale finiti. Ebbene sì, perché lui mangia sempre, cioè in questo periodo si mangia tantissimi biscotti di Natale che appunto sono contenuti in questo pupazzo e ce ne sono solo più alcuni, ne sono infatti rimasti ben pochi. Adesso Pippo sta giocando sopra alla Play e essendo ora di merenda scenderà appunto a cercarli per mangiare. Però io li farò sparire e oltre ai biscotti farò sparire anche il contenitore e verrà, nuovamente lui verrà a cercarla dappertutto e vedremo un pochino come mi troverà. Però facciamoli sparire subito. Ragazzi, guardate un po', ho lasciato solo le briciole e adesso Pippo è già sceso sotto, quindi molto probabilmente starà cercando appunto questi biscottini qua e adesso niente, li metto qua comoda così poi arriva lui. Tina, dove sono i biscotti? Tina? 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 Le briciole! Tina! Cosa? Le briciole!
Ah, oh, Pippo, scusami, solo che li ho ma visti... Ma te li sei mangiati tutti! Ma li ho visti lì, e poi ne ho assaggiato uno, erano buonissimi e li ho mangiati tutti. Dai, per una volta che li finisco io! Ma io non li mangio! Tutti! Ma poi li finisci sempre! Ma vai, Tina! E cosa c'è? Ormai li ho mangiati! Tina, sai che sono i miei preferiti! E vabbè, dai! Mamma mia, per due biscotti! Adesso me li ricompri, non è giusto! Oh, sei felice, sono due biscotti, eh! Adesso me li ricompri, però. Ma dai, che è uno scherzo! Te l'hai nascosto! Ragazzi, vi presento un mio amico di scherzi, perché infatti lui sarà l'artefice del prossimo scherzo che faremo mattina. Lei adesso sta facendo il pisolino, perché è stanca. E noi cosa faremo? La sveglieremo con questo nanetto con la sua barba. Cioè, gli faremo tipo così. Vediamo la sua reazione. Lui in questo momento è a scuola e oggi è il 20 dicembre. Quando lui torna da scuola, di solito apre sempre la finestrella del suo calendario dell'avvento e ho pensato di fargli però un bello scherzetto, ovvero di togliere la sorpresina da questa finestrella qui, poi richiudere in modo che non si accorga appunto che l'ho già aperta e poi lui aprirà e non troverà niente. Quindi apriamola insieme, piano piano. Ok. Eccola qui, la sorpresina, non apro troppo così non lo rovino. E richiudiamo. Ok, perfetto. Facciamo così. E questa la prendo io. Dopo il giorno a scuola, il calendario dell'avvento. Il vento. Si sono sbagliati. Dai, però non è giusto. Cercavi questa? Dai, che fa? Allora, ragazzi, vi sono piaciuti questi scherzetti? Soprattutto farlo è stato molto divertente subirlo un po' meglio. Sì, devo ammetterlo. E speriamo ovviamente di avervi strappato un sorriso e anche di avervi dato qualche idea, appunto, di scherzetto da fare ai vostri amici, parenti, fratelli. Chiunque vogliate. Però Tina, prima di chiudere il video, voglio salutare alcuni di voi. Bravissimo! Ovvero Noemi e Claudia, che sono due sorelle, quindi perfetto questi scherzi, potete farli anche voi. Perfetto. Poi Azzurra Maria Ciancarella, scusa. Poi Saretta 15, Debora Ferrera, Gabriele Iannuzzo, Leonardo Guerrieri e infine Ornella Colucci. Vi mandiamo un bacio enorme a tutti voi e pian piano non vi preoccupate, salutiamo tutti e... ci vediamo alla prossima! Ciao!